Benvenuti a tutti quanti. Allora, oggi pomeriggio concludiamo il weekend dedicato ai rapporti tra scienze e società con una doppia riflessione con due approcci, cioè due argomenti che apparentemente sono distanti. Uno più forse quello di Francesco Silo Slabini, più ancorato a un problema concreto e direi anche politico su come avanza in Italia la ricerca, forse anche non solo in Italia, di cui ci parlerà lui, cioè appunto il problema della valutazione della ricerca. Chiaramente la valutazione della ricerca nasce da un'esigenza, credo che si possa dire che l'esigenza principale in Italia era quella di contrastare il fenomeno del baronato, di persone che arrivano alla docenza universitaria e smettono di fare qualsiasi cosa. Però in nome di questa lotta al baronato si sono introdotti dei criteri pesantemente distorsivi, criticabili e criticati, e qui saremo anche qui per discuterne, insomma, di come è stata incanalata quali sono stati i criteri e come hanno poi condizionato il modo di fare ricerca e come stanno condizionando il modo di fare ricerca in Italia. E dall'altra parte con Silvana Borutti, di formazione e docente di filosofia o epistemologia, qual è la filosofia teoretica all'Università di Pavia, faremo un discorso un po' più astratto su un tema di cui secondo me bisognerebbe saperne tanto di più. E gli stessi scienziati, vedo, gli stessi ricercatori, ne parlavamo prima, affrontano in modo molto molto superficiale, cioè una riflessione su come la scienza, sul metodo della scienza, sui metodi della scienza, che cosa è metodo scientifico, che cosa è l'oggetto della scienza, che cosa distingue la scienza dalla non scienza. Ecco, una riflessione di questo tipo che secondo noi si aggancia anche molto bene al problema della valutazione. Ok, direi che ho anche parlato troppo, quindi passo la parola innanzitutto a Francesco. Grazie mille dell'invito. Anzitutto sono di professione, faccio il fisico, mi occupo di cose piuttosto stravaganti, che è tipo le formazioni delle galassie, però per hobby ho contribuito a fondare questo sito ROARS, che si occupa di politica scientifica, si occupa tanto di valutazione eccetera, e quindi vi racconterò un pochettino come si può, qual è il problema della valutazione, perché la valutazione è un problema che riguarda tutti a diversi livelli e come si può intervenire per cambiare un pochettino le cose. Allora, questo qui è un po' l'outline del talk. Iniziamo dalla domanda della regina. La domanda della regina è una famosa domanda che la regina Elisabetta fece una volta alla London School of Economics nel novembre del 2008, cioè subito dopo che era scoppiata la crisi economica con il fallimento della Lehman Brothers e poi tutto quello che ne è seguito. Era andata all'inaugurazione di un nuovo padiglione alla London School of Economics e fece questa domanda molto ingenua a tutti i professori che erano lì riuniti. Dice: ma perché nessuno l'ha notato? Voi che siete tanto bravi, no? Com'è possibile? Che c'entra questo con la valutazione? Questo è spiegato in questo bellissimo articolo di un filosofo della scienza inglese, Donald Gillies, che tra l'altro è stato un pochettino la mia guida per entrare in questo problema. Lui dice che la domanda della regina ha mostrato chiaramente che c'era qualcosa di profondamente sbagliato nel corso della scienza economica, cioè se uno non riesce a capire, a vedere, a prevedere, nel senso di non di dire il 12, il 15 settembre ci sarà il fallimento della Lehman Brothers, però dire la situazione si sta diventando piuttosto critica, quando un sistema
diventa in una situazione critica, significa che anche delle piccole fluttuazioni possono creare dei grandi cambiamenti, no? Il sistema diventa non lineare. Invece quello che dicevano gli economisti, diciamo, mainstream, era va tutto bene e non c'è nessun problema. Quindi, d'altra parte, proprio quando la regina fece questa domanda, uscì il risultato della valutazione all'epoca si chiamava RAE, Research Assessment Exercise, cioè la valutazione del sistema universitario inglese, no? Noi abbiamo un equivalente adesso che si chiama VQR. E secondo questo Research Assessment Exercise, l'economia fatta, la London School of Economics, era, diciamo, il miglior campo in economia, ma anche rispetto a tutti gli altri, perché a tutti quanti i campi mi è data una votazione e questi avevano 3,55 su 4. Quindi, diciamo, lui qui ci vede un problema. Da una parte abbiamo un fallimento, diciamo, palese, no? Di non essere riusciti a capire che il sistema economico, diciamo, internazionale stava andando a rotoli, dall'altra parte invece, secondo questa valutazione, la ricerca in economia è fantastica. Questo è un problema ricorrente che troviamo, viene sempre ripreso, no? Dice, vabbè, questo poi funziona sempre così, c'è un articolo sul Financial Times e dopo qualche giorno c'è un articolo sul Sole 24 Ore che dice più o meno le stesse cose. Dice, perché dovremmo cambiare il modo di insegnare economia? C'è un problema per proprio il fatto che appunto diciamo, la scienza economica sembra, diciamo, almeno nella sua parte mainstream, bisogna sempre specificare perché non è tutta così, però diciamo, quello che generalmente viene insegnato ai corsi universitari non sembra capace, diciamo, di dare degli strumenti per interpretare, non dico prevedere il domani, ma anche interpretare l'oggi o capire pure ieri, ecco, che è ancora più grave. Dici, ma perché questo succede? Perché ogni volta poi uno scrive questi articoli, dice bisognerebbe fare, però poi non si fa nulla. Non si fa nulla perché diciamo, il problema è come, in base a quali criteri, diciamo, la distribuzione dei fondi, le carriere dei ricercatori, diciamo, avanzano, le distribuzioni dei fondi vengono assegnate, perché questo è, diciamo, la molla principale, la gente si muove in base a degli stimoli, diciamo, in base a come il sistema è organizzato. Infatti il libro, che tra l'altro è molto bello, di Donald Gillies, in cui spiega tutto questa faccenda, si chiama How Should Research Be Organized? Come la ricerca dovrebbe essere organizzata. Allora, come funziona questa valutazione del sistema inglese, che adesso si chiama REF, invece di RAE? Diciamo, questo è stato introdotto negli anni 80 dalla Thatcher e poi è stato continuato sotto Blair e ancora adesso funziona più o meno nella stessa maniera, anche se bisogna subito specificare che, diciamo, la valutazione inglese rispetto a quello che si fa in Italia è, diciamo, la civiltà verso la barbarie. Ecco, noi purtroppo siamo nella barbarie e già questo sistema non funziona bene, cioè, come vi spiegherò, c'ha dei problemi, diciamo, concettuali. In Italia, oltre ai problemi concettuali, ci sono, diciamo, problemi di cannibalismo interno. Cioè, come funziona è ogni tanto, ogni tot anni, diciamo, ci sono dei comitati per ogni disciplina che valutano, diciamo, la valutazione i prodotti di ricerca, adesso si chiamano così anche in Italia, purtroppo questo è cosa mostruosa, no? Come dice Nanni Moretti, le parole sono importanti, e chiamare prodotto di ricerca un articolo scientifico è una cosa che veramente fa piangere, diciamo, un degrado anche semantico di tutto quanto. Diciamo, gli accademici inviano i loro articoli che sono già stati pubblicati, quindi sono stati già valutati dagli esperti della loro disciplina a questo comitato, e in base a questa valutazione ulteriore che fanno questi comitati, a ogni dipartimento verrà dato un giudizio, un voto, e in base a quello poi verranno suddivisi i fondi di ricerca, diciamo.
Allora, dice, questo però sembra una cosa ragionevole, dice, in fin dei conti qual è l'obiettivo? Vogliamo finanziare quelli bravi, perché non vogliamo evitare gli sprechi. Questo sarebbe, diciamo, la molla, diciamo, il motivo principale. Però, appunto, uno deve considerare varie cose. La prima è che questa operazione costa, e costa, diciamo, sia in Inghilterra che in Italia, ogni giro di valutazione tra i 100 e i 200 milioni di euro. Quindi a seconda di come uno va, li conta, diciamo, perché ci sono dei costi diretti, che è quanto costa l'agenzia e quelli che lavorano nell'agenzia, e i costi indiretti, perché io, diciamo, che sono pagato per fare ricerca, devo utilizzare un tot di ore del mio tempo per fare una cosa del genere, e quindi quello ha un costo. E quindi le università sono costrette a assumere gente perché tutta, diciamo, questo meccanismo possa funzionare. E poi c'è il tempo proprio degli accademici. Allora, il problema che uno si deve porre è se questa maniera, che è appunto costosa, di valutare la ricerca ha veramente, diciamo, migliora la qualità della ricerca. Perché questo uno vorrebbe, no? Dice, vabbè, noi ci mettiamo pure, facciamo fare un po' di fatica ai ricercatori, che tanto non vogliono far niente, in generale fanno solamente truffe nei concorsi, almeno, dice, tutta questa fatica servirà a qualcosa. Ecco, però questa domanda non è chiesta. Se uno si fa questa domanda, per esempio in Inghilterra, dove questo meccanismo ha funzionato per 30 anni, ecco, vedrà che ci sono pochi studi per vedere, che sono, diciamo, mirati a vedere se questo meccanismo funzioni per migliorare la qualità della ricerca, e i pochi studi che ci sono dicono che in realtà funziona all'incontrario, come adesso vi spiegherò. Vabbè, qui possiamo andare un pochettino più veloci. Ok, allora, qual è il problema? Il problema, diciamo, di fondo di questo meccanismo è, diciamo, per capirlo bisogna appunto aver studiato un pochettino di epistemologia, di storia della scienza, eccetera. Allora, diciamo, la tesi di Kuhn, che è uno dei maggiori, diciamo, filosofi della scienza, che ha, diciamo, spiegato come funziona il metodo scientifico, come funziona il progresso nella scienza, è illustrata da questo grafichetto, no? Cioè, uno pensa che la conoscenza sia qualcosa che cresca in maniera continua, e questo invece non succede. Succede che ci sono delle discontinuità. Quando ci sono delle discontinuità, diciamo, c'è un salto nel, diciamo, un cambiamento, lui chiama un cambio di paradigma. Questo avviene per mille motivi, insomma, in fisica avviene sia perché ci sono delle evidenze, per esempio, che certe teorie non funzionano, e anche in generale che piano piano si accumulano, ci sono delle criticità, e in generale, diciamo, la cosa importante, almeno nelle scienze naturali, è avere, diciamo, una nuova tecnologia che possa aprire, diciamo, dei nuovi orizzonti osservativi che possano permettere di fare dei salti, diciamo, nella conoscenza. Quindi quello che succede è che la maggior parte del tempo la gente lavora, diciamo, in quello che Kuhn chiama la scienza normale, cioè ci sta un paradigma e tutti lavorano all'interno del paradigma, e poi ogni tanto ci sono queste rivoluzioni scientifiche in cui c'è una sostituzione da un paradigma a un altro, per esempio dalla teoria della gravitazione di Newton alla teoria della relatività di Einstein, no? C'è stato un grande cambiamento, che è avvenuto, diciamo, di nuovo anche lì. Da una parte c'è stato un input teorico e dall'altro c'è stato un input osservativo. Adesso la fisica, per esempio, si trova, apro una parentesi, si trova in un momento di crisi, perché da una parte ci sono eserciti di persone che sviluppano teorie super sofisticate, dall'altra queste teorie super sofisticate sono lontane, diciamo, anni luce dalla realtà. Quindi è una domanda che secondo me molti dei miei colleghi non si fanno, dice, ma io nel mio tempo di vita avrò qualche speranza di vedere se quello che studio ha un senso? Perché la fisica non è una parte della matematica, è, diciamo, un'altra cosa, studia la natura, quindi dovrebbe essere diciamo, messa a confronto con la natura.
Poi c'è un punto fondamentale, appunto, di differenza tra le scienze naturali e le scienze sociali. Nelle scienze naturali, diciamo, in generale, come appunto nella fisica, è quella presa ad esempio, un po' la regina delle scienze naturali, quello che succede è che c'è un paradigma dominante e tutti lavorano sotto quel paradigma. Nelle scienze sociali, invece, la situazione è molto differente e in generale ci sono delle scuole differenti che lavorano sotto paradigmi differenti. E non è semplice, non è ovvio, non è forse possibile decidere qual è la scuola che ha ragione. Probabilmente è più semplice dire qual è la scuola che ha torto. Però quella che ha ragione no, perché appunto non si può avere questo test, non c'è un arbitro, in qualche modo la natura, il test sperimentale funziona da arbitro nella fisica o nelle scienze naturali, nelle scienze sociali questo non è possibile perché lo scienziato sociale, diciamo, è parte della realtà che studia, quindi la cambia con il suo agire non è un elemento esterno ma è un elemento interno. Quindi lui dice, beh, c'è una differenza tra una situazione a singolo paradigma e una situazione a multiparadigma. Quindi il problema è quando, mentre in fisica appunto ci sono, adesso il paradigma dominante è fondato sulla teoria della relatività ristretta di Einstein nella meccanica quantistica, in economia le cose sono molto differenti, per esempio. Ci sono tante scuole e diciamo le scuole sono anche associate a delle visioni sulla società e sulla politica, quindi diciamo si va da destra a sinistra, dai marxisti ai keynesiani a diciamo la scuola neoclassica o i neoliberisti e così via. Allora, se uno adesso dentro questo sistema inserisce una valutazione in cui ci sono tanti gruppi e questi gruppi in qualche modo si osteggiano l'uno con l'altro, chi è che vincerà nella gara della valutazione? Molto, molto semplice, vince chi ha maggiori adepti, no? La scuola che ha più adepti vince. La scuola che ha più membri riceverà un numero di fondi proporzionale al numero di membri. Okay? Questo almeno è l'esperienza inglese. In Italia siamo all'assurdo in cui per esempio la Bocconi, che rappresenta una piccola parte del sistema universitario, in cui i docenti sono una piccola parte rispetto nei settori dell'economia, si prendono tutti i soldi del PRIN. Dice, com'è possibile? Perché lì in Italia basta far parte del comitato giusto e dopodiché uno può pilotare le cose in un modo o in un altro. Allora, il problema qual è? Il problema è quello appunto di che la valutazione in qualche modo schiaccia il pluralismo nelle discipline. Cioè, in questo caso, per esempio nel caso dell'economia, quello che succede è che si tende ad andare a una situazione di monoteismo, nel senso solamente una scuola dominante e chi si allontana troppo dal mainstream rischia in termini di carriera, in termini di possibilità di carriera, in termini di possibilità di avere fondi. Questo comunque non succede solamente in economia, questo esempio in cui lui fa perché dice vabbè c'è questa cosa eclatante della domanda della regina, cioè non aver saputo vedere una cosa così enorme e dall'altra parte essere accreditati come quelli più bravi di tutti in qualche modo. Però succede per esempio, io faccio l'astrofisica, succede anche nel mio campo, cioè come uno si discosta dal mainstream, cioè dalle cose più alla moda che la gente fa eccetera, rischia molto e in generale il sistema cerca di non farglielo fare, perché se lo fa, soprattutto se è giovane, le sue possibilità di carriera, di trovare un posto, di avere dei fondi si riducono molto e quindi chiaramente uno è scoraggiato. Allora, ma andiamo alla base di tutta questa storia. La base di tutta questa storia è questa semplice idea: la competizione implica la qualità. Più aumentiamo la competizione tra le persone, tra i dipartimenti dell'università,
miglior qualità abbiamo, no? Allora, in questo caso per le università c'è questo famoso articolo di un gruppo di, purtroppo, economisti, perché, purtroppo perché hanno scritto delle cose senza senso, che però sono stati usati, sono state usate appunto per difendere la riforma Gelmini, per dire, per cui appunto vedete che non è che stiamo parlando di articoli polverosi in qualche biblioteca che non hanno nessun effetto pratico. Questa roba ha molto effetto pratico, in cui praticamente diceva, beh, uno, io dico, vabbè, vediamo questi qui che hanno fatto. Hanno messo un grafico su in cui c'è la competizione, in cui c'è la qualità e in cui si vede che c'è una correlazione. Ecco, questo è quello che loro presentano, no? Da una parte c'è l'indice di autonomia e competizione, dall'altra c'è l'indice di qualità, che è una cosa, dice, vabbè, ma qui c'è un problema, qui non è un problema, diciamo, questo è proprio un problema, diciamo, basilare. In fisica dice, vabbè, qui dovresti andare a rifare fisichetta 1, che è l'esame in cui uno fa i test, gli analisi statistiche e cerca di mettere insieme le cose. Cioè, un articolo così non può essere usato, un grafico così non può essere usato a supporto di una politica, per esempio come nel caso della Gelmini, o in generale giustificare le cose assurde che vengono fatte nel campo dell'istruzione superiore, non solo in Italia. E invece purtroppo questo è quanto. Ma questo è un altro esempio, questa è così più una presa in giro, cioè non è una presa in giro, è una realtà. Questo qui è l'indicatore standardizzato di performance dipartimentale che è usato per individuare i 180 dipartimenti di eccellenza di questo paese. Questo per dire dove può arrivare la deviazione, diciamo, delle persone che si occupano di questo problema. Vabbè, allora vediamo un pochettino qual è. Facciamo un passo indietro. Allora, il problema è qual è la connessione tra valutazione e politica? Il problema è, diciamo, vecchio come la notte dei tempi, cioè il problema è l'indipendenza e la libertà di chi fa ricerca, no? E quindi diciamo, mettere un freno all'ingerenza di chi, diciamo, ha il potere dei soldi, ha il potere della distribuzione dei fondi, delle carriere su come viene fatta la ricerca. E questo è il problema di fondo che vediamo anche sempre nel nostro paese, appunto a livello di barbarie, perché, diciamo, nel nostro caso, diciamo, l'Ambur è proprio il braccio armato, diciamo, della politica, che è stato così. Ma uno come vorrebbe fare? Dice, vabbè, secondo me un test che uno dovrebbe porsi, diciamo, che uno che vuole in qualche modo occuparsi di come distribuire in maniera ottimale i fondi, è questo. Se una politica commissione, no, si unisse oggi e decide dei metodi, ecco, ma se noi applichiamo quei metodi a un progetto, non so, di 20 anni fa che poi ha preso il Nobel, funzionerebbe? Questa è la domanda cruciale. Adesso vi farò vedere che in generale tutti i metodi usati, diciamo, oggi, dati per scontati, la meritocrazia, l'eccellenza, no? Nascosta da queste parole, valutazione, meritocrazia, eccellenza, sono esattamente contrari al progresso scientifico. Vabbè, chiaramente un'altra possibilità è quello di avere una palla di vetro, ma siccome quella non abbiamo, l'unica cosa che possiamo fare per testare i nostri metodi è un'analisi della valutazione da un punto di vista storico, cioè andiamo a vedere quello che è successo. Allora, ci sono due metodi fondamentali. Da una parte c'è la divisione della torta sulle eccellenze, ed è quello che oggi si pensa di fare. Dici, io voglio premiare le eccellenze perché sono le eccellenze che mi trainano il sistema in avanti, no? Questo, se uno va, diciamo, il problema è che cos'è l'eccellenza. Oggi, se uno va a vedere chi è l'eccellente e lo finanzia, in realtà non sta finanziando l'eccellenza che verrà domani, che è quello che uno vorrebbe fare. Cioè, io vorrei finanziare delle ricerche che domani mi faranno una scoperta, perché sennò che stiamo facendo? In realtà quello che si sta facendo è finanziare delle ricerche che ieri hanno avuto successo e che quindi, insomma, vado sul sicuro in qualche modo, però questo non porta a nessun progresso. Se uno va a vedere, per esempio, l'IRC, che è, diciamo, la borsa più
l'agenzia di finanziamento a livello europeo che dà le borse più diciamo ambite, no? da tutti quanti, pure da me nel mio piccolo, anche se chiaramente è molto difficile averle perché diciamo le vincono il 5% di chi fa domanda, che significa che lo vincono lo 0,005% dei ricercatori d'Europa. Allora uno si domanda se diciamo, mettere su un programma di ricerca per finanziare lo 0,005% dei ricercatori abbia un senso. E infatti non ce l'ha. Questo qui è, per esempio, questa è proprio una slide loro, in cui dice, per esempio, l'ERC finanzia ricercatori eccellenti. Questi sono tutti i premi Nobel in fisica. Peccato che prima hanno avuto il premio Nobel e poi hanno avuto l'ERC. Capito? Ma questo è demenziale, certo. Non è prima eccellenza. Questo è essere stupidi, diciamo. E questo, vabbè, è un dato di fatto. Comunque, diciamo, questo è il San Matteo, no? Chi ha avrà di più, chi non ha avrà di meno. Questo è il tema dietro queste parole: competizione, valutazione, meritocrazia. Andiamo a vedere lo stesso concetto applicato alle classifiche delle università. Allora, c'è quello che si chiama, che io chiamo, cioè che è stato chiamato il modello Harvard Year. Dice, qual è la maniera per un paese di diventare, diciamo, leader mondiale scientifico tecnologico? È quello di avere Harvard, chiaramente di avere un'università che sia come Harvard. Dice, e quindi per questo bisogna fare una continua valutazione delle capacità, delle potenzialità. E quindi questo, diciamo, ci sono dei rankings che sono applicati non a livello nazionale, cioè quelli di, appunto, siamo sempre nello stesso discorso, la valutazione fatta in Italia è la barbarie, ma quello fatto a livello internazionale anche è una cosa assurda. Comunque, in cui fanno queste classifiche e le università si cercano di, diciamo, di adeguare, di migliorare la loro posizione delle classifiche, e ogni anno, cioè quante volte esce la classifica Quacquarelli, oppure quella di Shanghai, oppure quella del Censis, quella di Repubblica, cioè ce ne sono 50 e tutti quanti che commentano, abbiamo scalato 4 posizioni, siamo passati dalla 120 alla 95, dice, ma bravi, che poi in generale non significa nulla, nel senso che se uno, quelli sono i ranking, ma se uno va a vedere i punteggi, magari il punteggio è cambiato di 0,5 su un punteggio di 300, per cui sono proprio cose assolutamente insensate. Comunque, diciamo, il modello Harvard Year è il modello basato sul trickle down. Dice, vabbè, noi comunque abbiamo questi bravissimi, alla fine, diciamo, qualcosa sgocciolerà anche gli altri. Però quello che in realtà succede è come nel trickle down, diciamo, lo champagne invece di distribuirsi se ne va a Panama. Allora, se uno va a vedere per esempio queste classifiche qua, no? Questa è una, questa è quella di Shanghai, che cosa vede così a colpo d'occhio? Le bandierine. America, 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 Inghilterra, America, 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 Inghilterra, America, America. Dice, bravi, ok. Ma che cosa significa questa classifica, no? Cos'è che manca in questa classifica? In questa tabella manca una colonna, che è la colonna fondamentale. Cosa che misurano veramente queste classifiche? Molto semplice, misurano i soldi. Esattamente come le squadre di calcio, no? Dice, il Real Madrid è la squadra più forte di tutte. Beh, grazie. Andiamo a vedere quanti soldi ci hanno messo dentro. Il problema, no? Per esempio, se uno vede Harvard, Stanford, eccetera, non è che Harvard... Il problema ci sarebbe se Harvard non fosse prima. Perché qual è il problema? Il problema è questo, cioè le spese operative di Harvard sono come la metà dei 66 atenei italiani. Harvard ha 21.000 studenti e spende 130.000 euro a studente. Ecco, tipicamente in Europa, diciamo, a parte Cambridge e Oxford che sono un'eccezione, nel senso che sono più orientate verso un modello americano. Se uno prende Harvard e Yale, praticamente siamo a livello di tutti quanti che hanno 33.000 studenti. Allora, se uno vede questi numeri, chiaramente
si nota, si può rinormalizzare quella classifica lì, no? Oltretutto poi bisogna anche dire che quelle classifiche prendono le mele, le pere, i tavolini, le sedie e dividono per quattro, perché uno sta sommando il numero di premi Nobel, non so, il numero di articoli, il numero di citazioni, il numero di mense, il numero di studenti stranieri e fa la media. Cioè, anzi, poi c'è un'altra voce che è ancora più assurda, è l'opinione dei datori di lavoro. È l'opinione, no? Cioè, uno gli arriva questo test e dice, ma tu che dici? Ma sì, vabbè, dai. Ma c'è roba incredibile proprio. E questo, niente, questo è... E oltretutto, che succede in America? Perché poi, che anche in America, in cui il sistema universitario non è Harvard e Princeton, il sistema universitario americano non è Harvard, Princeton o Yale, quello è, diciamo, le ciliegine sulla torta, ma poi in America c'è anche la torta, che è un sistema, diciamo, differenziato, mezzo privato, una parte pubblica, una parte privata e pubblica, eccetera, una parte è federale, una parte è statale, in cui appunto quello che succede è che però queste grandi università si succhiano, diciamo, la gran parte dei fondi, no? Per esempio dei fondi privati, perché lì chiaramente ci sono degli incentivi fiscali a dare soldi all'università. Allora, se uno vuole vedere una classifica, diciamo, più sensata, per esempio si può vedere la produzione di articoli scientifici, no? In questa produzione totale di articoli scientifici, questi sono due anni, cioè due range di anni, dal 99 al 2003, adesso ce ne saranno pure più moderni, probabilmente l'Italia, grazie a Hamburg, avrà schierato le posizioni. Comunque si vede che l'Italia è tra i primi paesi al mondo. Se poi uno normalizza, per esempio, le citazioni o il numero di articoli ai soldi investiti, chiaramente vede che tutti i paesi si distribuiscono intorno a una linea, a una linea, diciamo, unica, con delle fluttuazioni. Se uno vede appunto l'efficienza, la produttività, cioè le citazioni per milione di dollaro, oppure gli articoli per milione di dollaro, l'Italia tra l'altro messa pure bene. Quindi, ma, diciamo, questo dogma dell'eccellenza però sta in qualche modo distruggendo il pluralismo, diciamo, l'iniziativa dei singoli, la ricerca nel senso più alto del termine a livello internazionale. Quello che succede è che ci sono un piccolo numero di ricercatori di elite che hanno intorno schiere, eserciti di collaboratori. Appunto, se uno pensa solamente a una borsa ERC, sono 2 milioni di euro. Allora, 2 milioni di euro uno può assumere, cioè un mio amico, per esempio, che è un teorico, ha vinto una borsa di 2 milioni di euro a Oxford. Aveva 60 l'equivalente di 60 postdoc. Oh, io dico, cosa ci puoi fare con 60 postdoc? No? Cioè, non lo so, pensiamo se Einstein aveva 60 postdoc, è una cosa assurda. Però è così. Poi alla fine uno che vince 2 milioni di euro, per esempio in Italia, il suo più grande problema è spenderli. Perché chiaramente ci sono delle regole della borsa ERC che sono conflittuali sicuramente con quelle, per esempio, del CNR. Quindi trovare, diciamo, fare una commissione per prendersi dei collaboratori, mica può farlo così, deve fare la commissione, il bando, la segna di ricerca, insomma è tutta una trafila che, appunto, dopodiché è una lotta contro il tempo e contro, diciamo, la burocrazia. Questo in un sistema in cui il numero di postdoc, come anche il numero di PhD, al mondo, questo è in America, sta crescendo in maniera, diciamo, in maniera lineare dagli anni 70. E uno degli aspetti di questa crisi, così vi cito en passant, è questo articolo famoso di uno statistico greco-americano, John Ioannidis, perché la gran parte delle ricerche sono false. Lui ha mostrato che gli articoli più citati in medicina, i 10, 20 non mi ricordo, erano falsi, nel senso che erano sbagliati. E questo è un problema che sta diventando, diciamo, che viene visto anche a livello di stampa, diciamo, di grande diffusione, come l'Economist, eccetera. Il problema è, cioè, le retraction, cioè la gente che ritira gli articoli che ha già mandato, sta aumentando.
Ma le retraction probabilmente sono la punta di un iceberg e sotto c'è una grande, grande, sempre crescente, diciamo, malpratica, cioè gente che stira le cose, taglia gli articoli, ne fa tanti, fa gli articoli fotocopia, si inventa un po' i dati, insomma, magari non a livello della Madia, ma vabbè. C'è un drogaggio, diciamo, ecco, anche poi da parte dell'editoria, perché chiaramente le pubblicazioni costano, hanno un costo e qualcuno le paga, allora, o il ricercatore stesso, o il sistema, eccetera, eccetera. Ok, torniamo un attimo all'Europa. Vediamo come appunto questo dogma dell'eccellenza viene, diciamo, declinato a livello europeo. Vabbè, niente, la cosa, le borse ERC di cui ho parlato è una parte, poi ci sono, diciamo, altre maniere di distribuire i fondi a livello europeo, ci sono delle linee di ricerca top down, cioè questi progetti flagship, per esempio, che vengono decisi in maniera, diciamo, oscura da persone ignote, che comunque vengono in qualche modo, in cui uno decide per esempio che si lavora su questo tema e su quest'altro tema. Poi in generale l'Europa lo fa all'anno T-1, all'anno T anche in Italia si fa la stessa cosa. Un problema è questo, se uno vede per esempio il numero di borse ERC che vengono vinte dai singoli paesi, l'Italia non è messa neanche tanto male, però se uno è la seconda secondo istogramma, però il verde sono il numero di borse ERC che rimangono nel proprio paese e il blu sono quelli che vanno in un altro paese, e l'Italia ha il maggior numero di persone che vanno a fare la borsa in un altro paese. Questo perché, diciamo, perché come direbbe Catalano, no? Vi ricordate quelli della notte, è meglio andare in un paese che poi finanzia le tue ricerche, che ti dà possibilità di carriera, in cui puoi assumere i tuoi collaboratori, oppure in uno dove tutto questo non avviene? Dice, ovviamente, e questo è quello che succede. Ma la cosa più allarmante di come vengono distribuiti i fondi europei è che, di nuovo, è come Robin Hood all'incontrario. Cioè, i soldi vengono presi da chi ha già i soldi e vengono presi da chi invece non li ha. Cioè praticamente noi abbiamo un flusso netto di soldi dall'Italia alla Germania, all'Olanda, alla Svizzera, a Israele, cioè a paesi, perché Israele fa parte della rete scientifica, a paesi che hanno già infinite risorse. E perché questo avviene? Perché sono più bravi? No, perché ovviamente che cosa vuol dire che uno va a fare una competizione, diciamo, con un paese come la Germania, dove si spende 4 volte quello che spendiamo noi, ci hanno 5 volte i ricercatori, è ovvio che vincono di più, cioè sarebbe strano il contrario. Infatti, per esempio, gli inglesi, che hanno inventato questo research assessment exercise, e per questo avranno colpa, diciamo, eterna, però non sono stupidi, nel senso che la distribuzione dei fondi poi non viene fatta in base a una logica nazionale, come viene fatta da noi, e da noi in pratica significa che i fondi se li prende l'università del nord Italia e chi ci rimette sono quelle del sud, lì ci sono le macro regioni, cioè ci sta la Scozia, cioè Oxford e Cambridge non sono in competizione con le università scozzesi da un punto di vista dei fondi. Perché sennò se li prenderebbero tutti loro, ovviamente, ma uno quello che deve evitare è questo, ed è esattamente quello che succede in Italia, ma succede anche a livello europeo. Anzi, probabilmente succede in Italia perché hanno preso il buon esempio, le linee guida dell'Europa, questa grandissima furbata, e questo appunto, se uno va a vedere quello che sta succedendo in Europa, è un aumento delle, diciamo, delle differenze nel finanziamento alla ricerca e alla tecnologia, diciamo. Questo è il grafico per l'Italia, l'Italia in rosso è in quello che ci si mette e questo è quello che si prende, diciamo. Inghilterra e Germania sono in positivo, la Francia e l'Italia e anche la Spagna sono in negativo. Ok, questi sono i paesi che prendono di più. Quello che prende di più è la Svizzera, poi Israele, Olanda, Danimarca, Svezia, United Kingdom, eccetera.
e noi siamo chiaramente verso la seconda parte della classifica. Ok, ma torniamo al problema di come dividere la torta. Ok, allora, ma uno allora qual è la proposta? Cosa vuole fare? Dice, beh, andiamo a vedere quello che è successo, ma è successo negli ultimi 20 anni, non un secolo fa, per dire, dobbiamo comunque calarci in un mondo, per esempio nella fisica, in cui il 90% dei fisici mai vissuti è oggi vivente. Quindi chiaramente se uno fa l'esempio, non so, di quello che è successo all'inizio del secolo, vabbè, era proprio un altro pianeta, anche a livello di sociologia, di come funzionava la ricerca. Quell'epoca era tutto diverso. Adesso questa quantità enorme di persone che lavorano nella ricerca a livello internazionale, in Italia purtroppo no, o almeno non abbastanza, la situazione è cambiata. Allora, vi illustrerò adesso rapidamente qualche scoperta in cui i ricercatori erano degli outsider o delle quasi outsider, i laboratori erano laboratori e università marginali, cioè di provincia o di serie B, e tutti hanno fatto una sorpresa rispetto allo stato dell'arte del campo, cioè esattamente il contrario di quello che adesso succede appunto a livello europeo, dove uno per vincere una borsa ERC deve aver già pubblicato 10 Nature e deve anche fare un programma di ricerca in cui mette le milestone, cioè dice tra 6 mesi farò questo, tra un anno farò questo, tra 2 anni farò questo, che è una cosa assolutamente assurda. Se uno ha mai visto che cosa è la ricerca, ecco, pensare di fare uno schemino, no? Le uscite dell'autostrada è una cosa senza senso, e comunque questo è. Poi noi appunto, sempre perché dobbiamo sempre scendere un gradino rispetto agli altri, questo è Graziosi, che era l'ex presidente dell'ANVUR, dell'Agenzia di Valutazione Italiana, che dice così, insomma qua non è che siamo tutti Einstein e Galileo, un bravo ricercatore quando diventerà famoso avrà il suo premio, nel frattempo deve ringraziare che è rimasto ricercatore e non l'hanno bruciato vivo. E non è per finta, l'ha detto sul serio, così. Questo diciamo è il degrado della nostra accademia. Uno prende un personaggio del genere e lo fa diventare presidente dell'agenzia di valutazione. Purtroppo questo è successo e questo è. Allora, vediamo qualche esempio invece positivo. Qui si hanno scoperto la superconduttività a alta temperatura, nell'86 tra l'altro, nell'86 mi sembra, e hanno preso il Nobel praticamente l'anno dopo, questo hanno aperto diciamo un campo della fisica, erano due che lavoravano all'IBM di Zurigo, che appunto era un laboratorio secondario, perché l'IBM principale stava a Yorktown in America, e uno più senior, Mueller, e il suo collaboratore. Praticamente nell'uno e l'altro erano visibili da un punto di vista di citazioni. Queste qui sono le citazioni per anno, quando hanno fatto la scoperta e l'hanno indicato dalla freccia. Questo è Mueller, no, questo che è lo studente Bendroz, e questo è Mueller. Okay, quindi praticamente prima, infatti Mueller c'aveva qualche articoletto, qualche citazione, ma insomma era praticamente un semi sconosciuto, e questi nel giro di 2 anni. Allora, chi avrebbe mai finanziato una ricerca del genere? Che poi dici, cosa vuoi trovare a superconduttività ad alta temperatura? Che era una cosa assurda teoricamente, tra l'altro. Cioè, loro hanno scoperto la superconduttività dei materiali che devono essere perfettamente isolanti. Perché la scienza funziona così. Questi hanno scoperto l'effetto tunnel. No, infatti non è 87, sarà 89 questi qua. E di nuovo erano due assolutamente sconosciuti che facevano delle cose diciamo marginali rispetto allo stato dell'arte e hanno scoperto di nuovo qualcosa di sorprendente. Questi ancora più incredibili hanno scoperto la magnetoresistenza gigante, che è quello che ci permette di avere questo laptop, il telefonino eccetera, e grazie al fatto che sarà scoperto una maniera di miniaturizzare gli hard disk. E l'effetto fisico dietro è stato loro, anche loro diciamo hanno le citazioni e il numero di articoli, praticamente diciamo, erano due normali ricercatori, non erano due strampalati e chissà che facevano, erano due professionisti del loro campo che non pubblicavano su Nature Science, insomma magari hanno pubblicato qualche fisica review letter, però insomma niente di che.
Infatti gli chiedono a Albert Fert, dice, ma che ne pensi di questa riforma che ha fatto Sarkozy nel 2007, mi sembra, in cui aveva introdotto questo finanziamento a progetto? E lui dice, beh, io sono contrario, perché un finanziamento a progetto, per esempio, rispetto alla ricerca che facevo io, non sarebbe mai stato possibile che me l'avessero finanziato, perché noi facevamo delle cose strane che nessuno, diciamo, del mio collega al tempo reputava essere delle cose che potessero avere una prospettiva. Invece poi ce l'hanno avuta. Allora, questo che significa? Qual è la lezione di tutti questi casi? Che bisogna finanziare, diciamo, va bene finanziare il super bravo, ma pensando che il super bravo deve essere bravo a fare una cosa domani, non una cosa ieri, e soprattutto bisogna dare un po' di risorse al sistema in generale, anche alla cieca, anche finanziando le ricerche che uno dice, vabbè, ma queste alla fine non hanno questo grande consenso, non prenderanno 10 punti su 10 da 5 referì differenti, anzi è proprio quello che devi andare a finanziare. Va bene, un altro esempio è il grafene, questo è ancora più buffo, perché questo che ha vinto il premio Nobel per il grafene nel 2010, vabbè, uno era un suo postdoc e lui era un russo che si era trasferito a Liverpool e aveva già vinto il premio Ig Nobel. Sapete che c'è questo premio Ig Nobel, che le ricerche, diciamo, curiose e un po' strampalate, ha fatto lievitare una rana. È un tipo assolutamente non banale questo Andrei Geim. Vabbè, adesso uno dei flagship dell'Europa è sul grafene, perché sto grafene c'ha in realtà c'ha più potenzialità che cose pratiche, però è vero che è un materiale molto, molto interessante, che potrebbe avere risvolti incredibili, e questi, di nuovo, citazioni, no? Prima praticamente non esistevano e poi sono esplosi. Questa è addirittura, ci hanno avuto 10.000 citazioni in pochi anni, per cui diciamo sono veramente esplosi. La cosa divertente è che loro hanno scoperto questo materiale, diciamo, mettendo dello scotch da pacchi su delle barre di grafite. Praticamente hanno fatto questi layer, questi strati quasi atomici, monoatomici di questo materiale in questa maniera, strappando dal grafite. Quindi loro dice, addirittura nella press release del premio Nobel, dice la giocosità, la maniera in cui no, può essere una maniera di imparare cose, e a volte ti può far pure vincere al jackpot. Questo un altro esempio è la scoperta, diciamo, più ingegneristica del linguaggio HTML, insomma. Tim Berners-Lee, no? La valutazione del progetto è vago, but exciting, insomma, che, diciamo. Questo è un altro personaggio molto interessante, un matematico che qualche anno fa ha risolto un problema, diciamo, sui numeri primi, che ha fatto un grande passo nel campo, e fino a quel momento non era stato, non aveva vinto né la posizione accademica, né praticamente era un professionista, vendeva panini nella metropolitana. Questo per dire, allora, la competizione non fa aumentare sempre la produttività. Questo è, diciamo, il mondo delle favole in cui vivono i nostri amici bocconiani. È una cosa ideologica, la competizione fa migliorare la produttività fino a un certo punto, poi se spinta troppo, se c'è troppa, diciamo, competizione col mio vicino di stanza invece che una sana cooperazione, la produttività, per esempio, oppure se lo devo sempre fregare e quindi mi invento i dati, oppure tutte queste cose qui, chiaramente la qualità generale decade invece di aumentare. Qual è il problema? Il problema, se questa qui è un grafico ideale di una distribuzione di qualità, no? E qui da una parte c'è la frequenza, dall'altra parte c'è il numero. Allora, noi cosa vorremmo fare? Vorremmo andare a trovare quelli che sono verso 100. Ecco, questo non è possibile. Diciamo, identificare quelli a 100, vabbè, è anche semplice in un certo senso. Ma noi vogliamo trovare quelli che stanno qui intorno, nella parte, diciamo, centrale, che domani arriveranno a fare delle scoperte importanti. Quindi, qual è il vero problema? Questo, diciamo,
chi riscopre l'acqua calda, come dice Imre Lakatos, che è un filosofo della scienza, dice: la storia della scienza è stata e deve essere una storia di programmi di ricerca in competizione e non di persone in competizione. È molto differente, perché la competizione tra le idee implica che ci sono idee differenti, quindi scuole differenti che le sviluppano, quindi un pluralismo, esattamente il contrario della competizione tra le persone, che invece porta alla scomparsa della competizione delle idee. Okay. Poi ci sono anche degli articoli, diciamo, che si sono posti il problema, dice come, qual è la chiave? La chiave è la diversificazione, cioè il fatto di avere linee di ricerca che sono, diciamo, diverse, e appunto da questa diversità nasce il progresso. Di nuovo questo è un articolo di Ioannidis, in cui dice: vabbè, è uno scandalo che milioni di dollari sono spesi in ricerca, non sapendo, non, neanche ponendosi il problema di qual è la maniera migliore di spenderli, solamente avendo questo assunto ideologico che l'eccellenza, che la valutazione porta all'eccellenza, eccetera, eccetera. Okay. Donald Gillies è stato uno tra i primi che io sappia a proporre, dice: vabbè, bisogna metterci un pochettino di casualità nella scelta delle persone, cioè bisogna introdurre un elemento random. Questo aiuta, come aiutava, no, al Doge di Venezia, che in qualche modo, no, sapete la storia, veniva estratto con un meccanismo abbastanza complicato di estrazione, però veniva estratto in modo da non prendere sempre il rampollo della famiglia dominante, ma cercando un pochettino di variare. La stessa idea è quella che si può applicare nella ricerca, insomma, chiaramente metterci a un certo punto, chiaramente mettere una soglia minima e poi mettere qualche tipo di elemento che introduca un po' di casualità nella scelta, perché non c'è altra maniera, nel senso che non si può, leggendo un progetto di ricerca, è chiaro che se è una cosa molto innovativa uno non lo capisce oggi, lo capirà domani, una volta che la cosa innovativa si è dimostrata essere tale. Ok. Vabbè, questo lo saltiamo perché sennò non finisco più. Ok, questo è per esempio era quello che diceva Vanna Warbusch, che è stato il direttore dell'ufficio per la ricerca scientifica, praticamente uno di quelli che ha coordinato il progetto Manhattan, che come sapete è stato il più grande, diciamo, una delle più grandi imprese scientifiche che siano mai state realizzate. Lui ha scritto questa lettera, Science, the Endless Frontier, al presidente Roosevelt, in cui diceva: la scienza è fondamentale, ma solamente come membro di un team, perché senza il progresso scientifico non possiamo assicurare la prosperità alla nazione, ma la scienza deve essere vista come membro di un team. Questa è la cosa fondamentale. Voleva dire che, per esempio, molto spesso dice: però voi del CNR o voi dell'università non date un contributo all'economia, cioè perché l'economia del paese ristagna? Beh, perché innanzitutto c'è un problema nell'università, invece non c'entra nulla, cioè l'università fa il suo lavoro, lo può far bene o può far male, questo è un altro conto, il passaggio tra la conoscenza accademica e invece l'innovazione tecnologica è un passaggio molto complicato che in Italia appunto viene saltato a pie pari e dice: vabbè, siete voi, il problema siete voi, il problema è la formazione, dobbiamo formare i ragazzi, no, alternanza scuola-lavoro, tutta la filosofia che c'è dietro questo è sempre quello, cioè bisogna trovare un capro espiatorio. Qui è il capro espiatorio del fatto che l'economia italiana è quello che è la formazione, e quindi bisogna cambiare, no, la buona scuola, la riforma Gelmini, è tutto frutto di quello, che poi l'unico campo in cui la politica è andata avanti come un treno e sta ancora andando avanti come un treno in una direzione sbagliata è proprio quello della formazione, cioè l'università e la scuola. Questi sono stati gli obiettivi di tutti i governi da metà degli anni 90 a oggi, e ancora oggi troviamo, no, malgrado tutti questi rivolgimenti, il governo del cambiamento, i grillini, gli antivaccinisti, quello che è, comunque il MIUR è blindato, non vi preoccupate, perché quello che ha scritto la riforma Gelmini ora dirige praticamente il ministero. Comunque la mentalità, diciamo, purtroppo sbagliata dietro questa cultura, questa subcultura italiana,
E la spiega bene Berlusconi nella sua trivialità, dice: vabbè, ma perché dobbiamo pagare uno scienziato quando facciamo le migliori scarpe del mondo? Questa è la domanda. Ma questo non è uno scherzo, l'ha detto sul serio e la gente lo pensa sul serio. Lo pensa sul serio e lo fa. La cosa incredibile, probabilmente uno dei pochi campi in cui, diciamo, c'è questa trasmissione tra, nella politica, diciamo, di quello che succede effettivamente, è esattamente questa idea qui. Cioè, noi non ci serve. Perché facciamo le scarpe? Allora, che si fa? Ma si taglia il costo del lavoro, non si punta sulla produttività. Cioè, in Italia c'è il paradosso assurdo in cui abbiamo il minor numero di laureati nei paesi OCSE, cioè meno della Turchia. Abbiamo un numero di dottorati che veramente fa paura, praticamente siamo prima del Lussemburgo, che praticamente non ne ha, eppure non trovano lavoro. Perché? Perché chiaramente c'è un sistema produttivo che, cioè, il punto è andare a fare competizione con il Nord Africa. Ma lì uno perde. Come fai ad avere i salari? Capito? Come fai a mantenere dei salari adeguati se tu fai quello, se tu non ti specializzi? E niente, questo per esempio è un grafico molto esplicativo in cui sulle ascisse, le ordinate, ci sono il numero di scienziati e ingegneri per milione di abitanti, invece sulle ascisse c'è la spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL. Praticamente ci stanno i paesi che stanno sulla destra in alto, su quelli più grandi, più efficienti, e noi stiamo andando verso il terzo mondo. L'Europa non ci ha aiutato, perché l'Europa, diciamo, già nel 2001, quando si diceva nel 2010 bisogna avere un 3% di spesa di ricerca e sviluppo rispetto al PIL, finalmente un 3% sensato che è venuto fuori dall'Europa, ecco, quel 3% là è stato dimenticato, cioè fine del 3%. Esattamente. E invece l'Europa era a quattro velocità, cioè c'è la zona, diciamo, nord-centrale, poi c'è la Francia e l'Inghilterra, poi ci sono i paesi mediterranei e poi ci sono i paesi dell'est che, vabbè, lasciamoli stare. Nel 2001 c'erano già grandi differenze, nel 2010 mi sembra le differenze sono aumentate, diciamo. Per esempio l'Italia è stato uno dei pochi paesi che ha tagliato in istruzione, la Germania invece ha aumentato del 70% il suo budget e adesso arriva al 3% e guarda caso vince anche progetti europei più dell'Italia. E vabbè, poi in Italia di nuovo c'è stato un taglio, cioè l'Italia esce da questo decennio come se ci fosse stata una guerra, che c'è stato un calo del 20% dei docenti, delle risorse, degli studenti, di tutto, già partendo dalla situazione disastrata, quindi l'unica cosa che mancano sono le macerie, diciamo, materiali, ma anche quelle tra un po' arriveranno perché intanto crolla qualcosa. Questi qua li possiamo saltare, vado alle conclusioni. Ecco, noi tra l'altro siamo in una situazione in cui, diciamo, queste, le frecce verdi sono quelli che entrano in un paese, i frecce arancioni sono quelli che escono. Noi purtroppo abbiamo tantissima gente che se ne va, il problema non è l'immigrazione, il problema dell'immigrazione è così, è folcloristico quasi, il problema vero è l'emigrazione, l'emigrazione di giovani che si sono formati a spese, diciamo, di pantalone e che se ne vanno via perché qua non hanno prospettiva, appunto. Questo è il problema. Ma invece di parlare di questo, si parla di 20 persone che stanno in mezzo al mare. La Cina ha avuto uno sviluppo veramente pazzesco. Vedete quel grafico rosso lì? È la spesa. Sta raggiungendo gli Stati Uniti praticamente, e infatti si vede, no? 20 anni fa i prodotti cinesi erano prodotti di scarto, adesso la Cina sta iniziando a essere alta tecnologia, che fa paura alla Germania, e guarda caso c'è la via della seta. Ultime due cose. Allora, la prima è, allora, tra le fondonie, tra le fake news che vengono diffuse, l'economia americana, diciamo, funzioni grazie alla mano invisibile, al mercato, all'efficienza del mercato, a tutte queste storie qui. Ok,
C'è una parte di verità in questo, ma l'altra parte di verità è in questo grafico, cioè è in una spesa di circa 60 miliardi di dollari, spesa federale, in ricerca e sviluppo. E questo è il motore di tutto, perché senza questa spesa qui non ci sarebbe Apple, non ci sarebbe praticamente tutta la parte di alta tecnologia, quindi da questo punto di vista gli Stati Uniti sono un paese, diciamo, non dico socialista, ma almeno keynesiano, ecco. Poi il resto sono le fondonie che ci racconta Giavazzi. Se uno vede, per esempio, questo qui è un bellissimo articolo della Mazzucato, del libro della Mazzucato, anzi, lo Stato imprenditore, se uno vede, per esempio, nel PC, in un iPhone, quello che è, ci mette la grant di provenienza che ha permesso quella scoperta, sono tutte quante robe finanziate dallo Stato. Poi certo in America il finanziamento in ricerca e sviluppo è dato anche per ragioni militari, quindi molte sono agenzie militari, però è quello sempre quello è, cioè non è che è un altro, perché la Apple in realtà, se uno vede quanto spendono in ricerca e sviluppo, hanno una spesa bassissima. Hanno una spesa bassissima perché loro non fanno ricerca e sviluppo, loro prendono i pezzi che vengono da altre parti e sono bravi a metterli insieme e a fare un prodotto che poi ci piace, diciamo. Però non fanno ricerca, perché fare ricerca costa un sacco di soldi e ci vogliono i laboratori, ci vogliono tantissime cose che solamente lo Stato può fare. Allora, qual è il punto? È che la ricerca sono come, non la TAV, ma insomma i treni e queste cose qui, sono delle infrastrutture. Di nuovo, la differenza tra una ricerca, diciamo, ideologica è quella di fare una cattedrale nel deserto, l'eccellenza fantastica, invece quello che succede per davvero è un network, cioè anche in America Harvard esiste perché c'è un network di università, di competenze, di qualità differenti. Quindi le parole chiavi sono, non è meritocrazia, eccellenza e valutazione, ma sono diversificazione, adattabilità, cooperazione e soprattutto nella ricerca a tempi lunghi. Ed è questo il motivo per cui l'intervento dello Stato è fondamentale. Poi certo c'è il problema, è come posso raggiungere i tempi lunghi se non sopravvivo in quelli brevi. E questo è il problema, diciamo, delle generazioni, soprattutto dei paesi mediterranei, che sono state sacrificate, diciamo, sull'altare dell'austerità, perché le politiche dell'austerità si pagano e nel nostro paese chi le ha pagate più di tutti sono stati per il momento i giovani, e continueranno poi a pagarli, perché sono è anche una perdita collettiva, diciamo, di una conoscenza, e una volta che quella conoscenza se ne va non torna, torna sì, però, ma ci mette un sacco di tempo. Per esempio è andato in pensione l'ultimo meteorologo italiano, no? Ordinario, quindi praticamente niente, abbiamo chiuso la meteorologia. Ma è possibile che un paese come l'Italia non ci abbia più nessuno che si occupa di meteorologia a livello accademico? È assurdo. La meteorologia è un campo importante, no? Per capire l'atmosfera, per fare le previsioni, e poi anche c'è una serie di risvolti pratici non banali, adesso che ci sono le fonti di energia alternative che sono legate, diciamo, alle condizioni climatiche. Vabbè, come diceva Derek Bock, se pensi che l'istruzione sia costosa, prova l'ignoranza. Grazie. Grazie mille Francesco per l'intervento, molto stimolante questa apologia del pluralismo che mi ci trova proprio allineato in tutti i sensi, e io avrei anche un sacco di questioni che mi si sono sollevate nella testa come dei pop-up, no? Mi sono scoppiate le bollicine, però preferirei intanto vedere se qualcuno del pubblico ha domande per approfondire, da rivolgere a Francesco a proposito di questa discussione. Se per il momento ci volete pensare, io, ecco sì, dai, prego, prego, prego. Già così per ragioni di visibilità pubblica.
Allora, innanzitutto ringrazio Francesco, che conosco anche, ci siamo visti a Roma recentemente. Tra l'altro, prima ho fatto vedere una slide e mi faceva sorridere, perché che era la slide su Berlusconi. Diceva che noi facciamo scarpe magnifiche perché dobbiamo fare ricerca. Ecco, io faccio ricerca sulle scarpe. Penso di essere la persona migliore che può dargli risposte, insomma. No, adesso, cose... ha fatto vedere davvero quasi troppa roba. Cioè, su ognuna di queste cose che ha detto si potrebbe discutere ancora ore. Io volevo fare solo una domanda, Francesco, in realtà, anche per non tediare il pubblico, che riguardava, secondo lui, quale potrebbe essere un criterio che secondo lui è in qualche maniera oggettivo nel... Per esempio, noi, questo lo ha detto anche lui, abbiamo un problema di collegamento tra le imprese e i centri di ricerca, le università. Siamo tra gli ultimi paesi. Quindi è, anche qualora volessimo dare, tra virgolette, un prospetto quantitativo a come la ricerca si traduce in qualche cosa di oggettivo, come potremmo fare? Oppure, se è ricerca di lungo termine, secondo te qual è un'idea di accettabile, insomma, di valutazione della ricerca? Ecco, grazie. Di valutazione è una cosa, di connessione tra una ricerca pura o comunque accademica e una ricerca, diciamo, applicata è un'altra questione. Allora, sul primo, appunto, sulla prima cosa io direi la valutazione no, è come un effetto, diciamo, perturba l'oggetto che misura. Non è una cosa neutra, non è una cosa esterna. Se uno mette dei criteri di valutazione, la gente si adegua a quelli e cambia i suoi comportamenti per, diciamo, ottimizzare, diciamo, le proprie possibilità dati quei criteri. Poi può anche fondare Roars, come abbiamo fatto noi, che va, quindi però sì, è un atto di auto di kamikaze, però a seconda dei punti di vista. Comunque, diciamo, questo è quello che succede. Quindi la valutazione deve essere una cosa molto, molto, per esempio, no? Ma qual è? Io dico, ma poi, cioè, vengono dati in pasta all'opinione pubblica tutte questi miti assoluti, che c'è la gente che non fa niente, e quello è il problema, la gente che non fa niente. Io non conosco nessuno che non faccia niente, ma conosco un sacco di gente che fa altre cose. Ma è quello uno dei problemi fondamentali dell'università, sono le intersezioni con le attività professionali, cioè i medici, non tutti ovviamente, ma una certa parte, come anche chi fa, non so, gli economisti, figuriamoci, legge, gli avvocati, eccetera. E quelli c'hanno si mettono la spilletta, come dire, vabbè, c'ho pure questa mostrina qui, poi fanno altre 50 cose e il vero budget lo fanno altrove, no? Ecco, quello sarebbe il problema da affrontare. Come fare seriamente, non queste cose in cui alla fine uno viene votato dai 4-5 colleghi del dipartimento e ognuno vota gli altri per fare il tempo, come si dice, il tempo limitato, quelle cose lì. Cioè, uno su quello dovrebbe mettere un controllo serio. Per esempio in Germania chi fa attività accademica non fa attività professionale, punto. Non so se quella sia una soluzione, però sicuramente il problema è molto più quello del fatto di gente che non fa niente, ma quello sì, ma ci sarà pure un caso umano da qualche parte di uno che non va a lavorare, però non è quello il problema, ok? Proprio è assolutamente non quello. Per quanto riguarda invece quindi, diciamo, il problema di valutazione vero è un altro, è un altro. Il problema è dare dei criteri che non siano ogni volta, diciamo, modificabili per l'esigenza di una certa commissione di un certo progetto, eccetera, eccetera, che poi quello che dietro questa bandiera valutazione succedono le cose più assurde. Infatti, l'altra volta prima stavamo ricordando il caso di questi professori di diritto commerciale, no? che praticamente sono stati quasi tutti indagati. Per quanto riguarda il trasferimento tecnologico, invece, semplicemente uno dovrebbe studiarsi quello che avviene all'estero. In Germania, per esempio, c'è il Max Planck Institute, che
si occupa di ricerche di base, e c'è il Fraunhofer Institute che si occupa, diciamo, di trasferimento tecnologico, no? È una specie di filtro ed è finanziato dai privati, no? Noi qui abbiamo l'IT, Istituto Italiano di Tecnologia, che è stato fondato nel 2005 con l'idea che in pochi anni avrebbe preso il 100% del budget dai privati. Siamo al 2019 e adesso come adesso prende se no il 2-3% dei budget dai privati. Ci sta sempre lo stesso direttore scientifico, hanno un consiglio di amministrazione con, diciamo, in cui ci sono tutti i capitani di impresa italiani, quelli che sono sopravvissuti, diciamo, e questi non ci hanno mai messo una lira. L'IT, diciamo, in una valutazione, adesso uno pure scende nei dettagli, come ha fatto vedere anche Elena Cattaneo, sarebbe una roba che non dovrebbe essere chiusa. Invece cosa fanno? Fanno Human Technopole. Danno 2 miliardi di euro per fare Human Technopole qua a Milano. Okay. Questo è. Diciamo, cioè finché, diciamo, succede questo, è difficile che uno... Ma perché succede questo? Perché nessuno veramente è interessato a un trasferimento tecnologico per assenza del ricettore. Cioè c'è un gap troppo grande adesso, probabilmente, tra la ricerca accademica e la ricerca che potrebbe servire alle poche piccole e medie imprese che fanno beni ad alto contenuto tecnologico, perché purtroppo sono piccole e quindi quando uno è piccolo, diciamo, non ha la massa critica sufficiente da sviluppare, diciamo, anche una formazione di personale per sviluppare queste cose. Quindi è tutto così, un po' basato sull'improvvisazione. Sono altre... Prego. Dunque, innanzitutto grazie Francesco per la brillante presentazione. Una cosa che non hai citato, ma che sono sicuro tu abbia notato come ho fatto io, è una sorta di efficientamento del sistema italiano in particolare. Cioè molto spesso viene fatta una valutazione e poi i risultati di questa valutazione vengono usati in più campi diversi per finanziare cose diverse o per attribuire un ranking in campi diversi. VQR, esempio classico. Io ritengo che questo sia un effetto molto distorsivo, perché una valutazione dovrebbe essere fatta per un fine e tu dovresti mettere i criteri adeguati a quel fine. Vorrei sapere cosa ne pensi, se puoi farci un commento in base ai dati che tu ovviamente conosci molto meglio di me. Ti ringrazio. È un'altra delle assurdità, appunto, della barbarie in cui la valutazione è stata usata e viene usata in Italia, perché appunto tutto questo non si trova all'estero. Anche in Inghilterra, cioè, hanno agenzie separate anche per la valutazione della didattica, la valutazione della ricerca, sono cose completamente differenti, non danno in mano praticamente a un gruppetto di 5-6 persone nominate dalla politica il controllo, diciamo, di tutta la ricerca, di tutta la didattica del paese. Questo è il problema di fondo, diciamo. Dopodiché, una volta che tu fai così, è chiaro che quelli fanno qualsiasi tipo d'abuso, perché tanto, cioè, chi li controlla, chi li contesta, a parte noi, diciamo, a parte Peppe, diciamo, che si diverte a contrastare, De Nicolao, che si diverte a contrastare, come si chiama, De Benedetto, quello lì, il primo della VQR, che faceva delle cose terribili. Purtroppo è così, appunto, è proprio una mancanza anche cioè, da parte anche della comunità accademica, perché poi questi che stanno lì sono in un qualche senso espressione della comunità accademica, e la comunità accademica non si ribella, e se non si ribella possiamo fare. Io potrei dire un attimo la mia. Allora, la racconto soltanto la mia esperienza, diciamo, molto molecolare di ricercatore. Quando da anni, ormai praticamente con un rituale, di anno in anno si cerca di distribuire ai vari membri del Dipartimento fondi di ricerca, quindi ci sono stati annate con criteri diversi. Ci sono state delle annate in cui prevaleva un criterio di valutazione di un progetto di ricerca.
altre volte, anzi la maggior parte degli anni scorsi, insieme alla valutazione di un progetto, quindi qualcosa proiettato verso il futuro, diciamo così, idealmente, c'era anche affiancato una valutazione delle pubblicazioni che sono state fatte, no? Quindi qualcosa che riguarda i risultati del passato, i cosiddetti prodotti del passato. E c'era un po' di dibattito su che cosa fosse meglio, se dare più peso alla valutazione del progetto per il futuro oppure più ai risultati del passato, eccetera, eccetera. Nel nostro piccolo noi abbiamo verificato che purtroppo anche quando uno tende a dare, diciamo, peso al progetto per il futuro, no? Come sarebbe anche legittimo pensare, visto che sono fondi destinati a qualcosa che potenzialmente è ancora sconosciuto, quindi da scoprire, però alla fine quello si risolveva anche qui in logiche per cui alla fine il valutatore dei progetti ci metteva tutta la sua pesante discrezionalità e sostanzialmente valutava ottimamente progetti a lui vicini, magari propri, e si autoattribuiva tanti fondi oppure li attribuiva ai suoi studenti di dottorato che lavoravano per lui e dava pochissimo peso ad altri, no? Allora a quel punto c'è stato un moto di stizza da parte di altri colleghi che dicevano no, a questo punto il progetto di ricerca lo eliminiamo, infatti a questo punto è stato eliminato e ormai l'unico criterio che esiste è l'impact factor, sostanzialmente le pubblicazioni classificate per fasce A, B, C, insomma con tutte le varie questioni, che però genera un problema diverso, no? Perché poi, come dicevi tu e come hai correttamente detto, il criterio che tu adotti condiziona le strategie, quindi chiaramente se uno vuole più soldi deve far sì, e questo altra cosa giusta che hai detto, riportare l'esempio dell'economia, perché quello è paradigmatico, è proprio il caso estremo se vogliamo, no? In economia tu adotti delle strategie specifiche per pubblicare in riviste specifiche e se vuoi pubblicare in riviste ad alto impact factor devi occuparti di certi argomenti e non di altri, e guarda caso sono proprio gli argomenti più mainstream, più della maggioranza, più quelli che come giustamente chiedeva la regina non hanno previsto la crisi economica, no? Quindi quelle sono le riviste ad alto impact factor. Allora torniamo al punto, la domanda che è forse collegata con la prima domanda è il problema della l'esigenza di valutare qualche cosa di oggettivo, no? Ecco, è un ideale a cui che noi dobbiamo ancora inseguire oppure è più dannoso che altro? Nel senso che l'ideale dell'oggettività applicata alle pubblicazioni secondo me è palesemente fallimentare, almeno in economia io lo vedo, proprio lo tasto con mano, senza non credo che nessuno possa negare questo fatto, cioè c'è chi lo nega, però non penso che sia degno di credito chi lo nega, no? Quindi è fallito questa strada, fallito l'ideale dell'oggettività nella valutazione della ricerca sulla base delle pubblicazioni dei prodotti del passato. Dall'altro lato c'è un problema, c'è il problema che la discrezionalità della valutazione nel caso opposto potrebbe essere molto ingombrante, nel senso che poi può dare, potrebbe arrivare a così delle distorsioni per cui alla fine tutti i criteri di preferenze personali, quasi politici, di scuola, eccetera, eccetera, prevalgono su una valutazione onesta, ecco, mettiamola così. Questo poi si riflette, io ho parlato del mio dipartimento, si riflette poi su scala nazionale, se si fa il confronto, per quanto ne so, perché non ne so tantissimo, però se si fa il confronto col sistema inglese, nel sistema inglese il peso che hanno i criteri bibliometrici per valutare, diciamo, la qualità della ricerca è molto più basso di quello italiano, esatto, zero almeno ufficialmente, perché poi ufficiosamente chiaramente tutti li guardano, no? Però ufficialmente ci sono dei referì che leggono le cose, se non sbaglio, no? Dovrebbero leggere i prodotti. Da noi abbiamo creato un sistema in cui nessuno legge niente, cioè ti valutano senza avere letto una sola riga di quello che hai scritto,
no? Cioè sulla base di appunto questi criteri bibliometrici che ovviamente prediligono il numero di click come su Facebook, no? Cioè tu più click hai e più sei bravo a fare ricerca, questo è un po' il senso, no? Quindi da un lato è fallito l'ideale dell'oggettività, dall'altro se rinunciamo a perseguire l'oggettività ci esponiamo al rischio della pesante discrezionalità anche politica, anche diciamo così di scuola o che ne so, semplicemente opportunistica di persone che hanno più potere rispetto ad altre. Prego. Sì, no, è proprio così, cioè alla fine, ma qual è, cioè voglio dire, di che stiamo parlando? Qui ci deve essere persone che si prendono la responsabilità di fare delle scelte. Punto. Tutta questa baracca assurda che è stata creata serve esattamente per evitare che ci sia questo fatto. Dici, no, vabbè, ma mica l'ho deciso io, è che l'H-index è 14, tu c'hai 16, e quindi... Cioè, si rimanda, capito, a dei criteri che sono decisi da chissà chi, per... ma invece no, tu nei posti normali, dove ho avuto la fortuna di stare, per esempio in Svizzera, no, ci stanno, si fa una selezione, ci sta il dipartimento, si invitano anche delle persone esterne, dopodiché si discute e si fa una scelta. Quelli sono coscienti di fare una scelta di prendersi uno, metterselo in casa, quindi magari prima di farlo ci pensano un po' e cercano di prendere comunque, dati dei criteri, la persona più adatta, che poi non significa manco la persona migliore, perché migliore non vuol dire nulla. Cioè anche uno che deve andare lì, in quel dipartimento, in quella situazione, e fare ricerca là. Quindi non è che dipendi che è il corridore, dice quello che fa i 100 metri in 9 secondi, no? Cioè, non c'entra nulla. Devi prendere uno che si adatti alla situazione, trovi un ambiente, capito, intellettualmente stimolante per sviluppare le sue ricerche. Cioè una serie di condizioni, no? Dico, questa è, nei posti normali funziona così. Ma pure in Francia, per esempio, dove anche sono stato, la valutazione era un comitato che veniva nel laboratorio, parlava con la gente, dice ma tu che fai, ma perché fai qui, che fai lì, eccetera. Poi alla fine facevano una specie di rapporto in cui diceva vabbè, questa roba qui funziona bene, queste cose qui sono un po' critiche perché non si capisce bene il senso, qui potete migliorare lì e via. Cioè, ma questa è una valutazione fatta in maniera intelligente. Ma io ho mai visto una cosa come questa che succede in Italia, ma veramente è una cosa allarmante. Ma in nessun paese al mondo, quando io racconto a chiunque, questi mi guardano e dicono, ma stai scherzando. Infatti ho smesso perché sennò poi sembra che no, non lo faccio perché... Ma sì, ma no, perché forse tu lo fai perché c'hai poche citazioni, che ne so, per dire, no? Ma sì, ma chi se ne importa? Ma io ti pare che ho studiato per 20 anni, per 30 anni, la dinamica delle galassie e il mio obiettivo è avere 25 citazioni invece di 40. Ma che mi frega? Ma per fortuna mi sono posto altri obiettivi. Però certo, sono degli obiettivi che purtroppo si scontrano con la realtà che mi circonda. Però pazienza, che devo fare? Ci sono altre domande? Sì? Vai. Vado un pochettino più rapido perché in parte già ho risposto. Faccio un po' una ipotesi. Allora, mettiamo caso che nel 2017 ci fosse stato un incontro in un grosso teatro romano e da quella cosa fosse nata una lista elettorale che avrebbe preso il 40% delle elezioni, a cui il professor Silo Slabini partecipa e subito dopo le elezioni, nel 2018, diventa ministro dell'istruzione e dell'università della ricerca. Quale potrebbe essere, visto che appunto ci sono modelli un po' diversi in altri paesi, è anche vero un po' che la ricerca e la Bocconi non dimostra, se ci sono i Bocconi Boys, però la Bocconi è così riconosciuta sia perché c'è un grosso tantam anche di rete nei giornali italiani, negli editorialisti eccetera, però c'è anche una capacità della Bocconi in quanto tale di mettersi in scia con quelli che sono alcuni parametri di ricerca internazionali. Quindi una parte chiederei quale potrebbe essere un modello utilizzabile per il nostro paese se uno avesse il potere di farlo, e allo stesso tempo c'è il potere effettivamente di fare alcune scelte nel momento in cui la ricerca internazionale comunque tende ad assumere alcuni metodi di valutazione stessa
a livello di riconoscimento internazionale? Ma adesso per una battuta, l'unica riforma è l'Anvur, è chiuderla e spargere sale sulle macerie. Vai in pari con i parametri. Ma io, quello è l'esempio francese, hanno fatto così, c'aveva una specie di agenzia che rispetto a Anvur, di nuovo era la civiltà rispetto a barbarie, però insomma alla fine hanno chiuso. No, io quello che insomma farei subito, per esempio domani, se mai avessi la possibilità di deciderlo, è fare dei progetti di ricerca completamente diversi da come vengono fatti adesso. Adesso c'è una buona occasione perché comunque hanno recuperato 500 milioni dall'IT, che se li erano diciamo un po' imboscati, e li hanno messi nel PRIN, no? E come gli hanno fatto la valutazione in base al curriculum del proponente? Niente. Non c'è niente da fare. Ma io dico, ma fai una cosa per i giovani, dai dei progetti, delle possibilità a chi c'ha 30 anni, a chi ce n'ha 40, vedi quello. Ma sì, certo, lo so, beh, adesso è diventato ancora peggio, diciamo, no, ancora peggio. Cioè comunque, diciamo, fino a inizio degli anni 2000 il PRIN aveva un rate di successo del 30%, adesso è diventato del 5%. Cioè nel mio settore, fisica statistica, l'ultima volta un progetto ha vinto, no? E il capogruppo era Giorgio Parisi, che adesso è presidente dell'Accademia dei Lincei ed è di gran lunga il fisico italiano più noto al mondo. Non è che Giorgio non se lo meritava, ma io dico, ma che senso c'ha che tu fai un finanziamento e dai soldi solamente a Parisi? Ma è ovvio che quello vince, ma vorrei vedere. E il problema non è quello, no? Ma così è stupida la cosa. E infatti, d'altronde... Quindi quello sicuramente, e poi è appunto anche cercare di... Ma io non penso che sia un problema di valutazione, sia proprio un problema anche di ridare dignità a un lavoro che è stato veramente attaccato nelle maniere più becere negli ultimi 20 anni. Questo è il problema di fondo dell'università, ma anche della scuola. Cercare di no, quando uno si sente che ha una dignità, dopodiché delle cose non le accetta più, secondo me. Però comunque per fortuna non sono ministro, per cui non ancora.